Oggi nasce un nuovo canale di cucina raffinato con il grande chef Gastone, il cuoco pasticcione. Premiato con 5 stelle sulla rivista L'Anguilla che strilla, vi delizierà delle sue raffinate ricette con una dettagliata spiegazione. Per inaugurare questo nuovo canale vi presenterà il suo cavallo di battaglia, Ouf sur la scène. Se volete cucinare insieme al grande chef, preparate questi semplici ingredienti. 2 uova, un pizzico di sale, olio e tanto amore. Salve, buonasera a tutti da Gastone, il cuoco pasticcione. Allora, con me oggi ho il pane, questo sempre portato di mano, anzi, sotto la scena ancora meglio perché è saporito. E poi abbiamo la pompa, questo ogni tanto va pompato perché fa sempre comodo, perché bisogna un attimino tenersi su. Allora, quest'oggi faremo una cosa diversa, una cosa che non si è mai vista. È una cosa particolare, Ouf sur la scène. È una specialità della casa che si usa molto per i sacramenti, le comunioni, ma in particolare per i matrimoni. Se volete seguire questo canale, nuovo canale, cioè bisogna intanto venirmi dietro e provare ad avere, allora, 2 uova. Per provare questa nuova ricetta, 2 uova fondamentali, un pizzico di sale e un ticchino d'olio e un parillino, e poi iniziamo alla grande con l'ouf sur la scène. Aspettate, perché adesso per partire ci vuole un pochino di... E adesso partiamo. L'ouf sur la scène. In cucina, se vuoi essere una bomba, devi bere il vino pompa. Tornati di nuovo con me, con Gastone, per adesso andremo avanti per la nostra ricetta Ouf sur la scène, questa storica, questa stupenda ricetta per i sacramenti, come dicevo, per le cresime, comunioni, ma soprattutto per i matrimoni fondamentali. E quindi iniziamo subito con il nostro gusto. Allora, prendiamo l'olio, come dicevamo, l'olio. Parillino, aspetta che mi sono scordato una cosa, perché tocca da lì, perché partiamo meglio, viene meglio. Allora, quindi olio, padellino, un pochettino di olio con padellino, lo mettiamo già a soffriggere qui, ho sbagliato qua, sopra questo di qua, va bene, mettiamo già a soffriggere e prepariamo l'ovetto. L'ovetti erano 2, da me me ne è rimasto uno perché uno l'ha mangiato il gatto, però vabbè, guarda, andiamo avanti così. Ne è rimasto uno, ma va bene lo stesso. Tocca raccoglierlo, l'accogliamo. Allora, non vi preoccupate, perché questo è come dicevamo, è bio, quindi numero 1, quindi molto bio, ecologico e green, molto green. E andiamo avanti, perché anzi, è shakerato, quindi è ancora più buono. Quindi andiamo avanti. Allora, perché il green è green, mettiamo l'ovettino, è molto green perché, come dicono tutti, green perché esce direttamente dal sedere della gallina, e anzi, via, diciamo, dal culo. Vabbè. Andiamo avanti con la nostra ricettina, tagliamo così, via, procediamo con la cottura. Oh, grattatina, un po' una bevutina, e andiamo avanti. Adesso ci vuole un pochettino, un pizzico di sale, però prima, dietro, perché ci sono tante sfortune, andiamo avanti, pizzico di sale, una grattatina e andiamo avanti. Ah, ecco, l'uovo è quasi pronto, non è l'uovo, questo, come dicevo, è l'ouf sur la scène, una specialità unica. Eccola,
Eccola, stiamo lì pronti. Chef, mi perdoni, sì, mi i suoi follower vogliono sapere se lei mette al primo posto l'igiene in cucina, vero? Fondamentale. Non bisogna sprecare niente, pulire bene, ripulire bene. Non sprecare, Lo spreco non c'è, perché come detto, biologico, ecologico, green. Viene direttamente dalla gallina, dal fondo della gallina. Eccola, siamo in dirittura d'arrivo, Siete pronti? Ci vuole l'ultimo tocco. Eccola, siamo arrivati in dirittura d'arrivo. Piattino questo di qui da buttare via. Ecco, siamo qui pronti, Oh, ecco per voi. Ecco per voi, vi presento l'Ouf sur la Seine. Uno spettacolo, Guardate, e non viene più giù. Guardate, se è murato, aspetta che lo ristacchiamo. Non è quello che sembra, Eccolo qua. L'Ouf sur la Seine. Bellissimo, chef, lo faccia vedere bene, chef. Sì. Meraviglioso, è splendido. Porca miseria. Non è. Aspettate. Eccola qua, pronti! Pronti per la degustazione. Un saluto da Gastone. Solo per voi. Mettete mi piace.